Oggi parliamo di Meta, Secal e Alghero In-House. I problemi oggi si pongono con Secal e Alghero In-House, circa 79 famiglie che stanno rischiando di non avere più un'esistenza dignitosa. E purtroppo la legge sulla spending review prevede che le società partecipate dagli enti locali entro il 30 giugno del 2013 debbono essere alienate, oppure entro il 31 dicembre di quest'anno debbano essere sciolte. Quindi le alternative che pone la norma sono due: alienazione, ovviamente con procedure di evidenza pubblica, entro il 30 giugno del 2013, o vendita entro il 31 dicembre del 2013. E questo per noi sarebbe veramente, ed è veramente, un danno difficilmente commensurabile. L'Alghero In-House vive con l'aiuto della Regione. Aiuto della Regione che va a chiudersi nel 2013, cioè nell'anno corrente. Entro il 31 dicembre 2013 bisogna trovare altre risorse, perché altrimenti l'Alghero In-House chiude. Nel 2013 queste società non hanno più le risorse, la linfa vitale per continuare a vivere. Hanno chiuso. Quantomeno due possibilità, due potenzialità, due deroghe possono essere abbracciate dall'amministrazione, anche se per il vero qualche termine è già scaduto. La prima deroga alla legge sulla spending review è quella che prevede che comunque, se l'amministrazione, se l'ente locale riscontra che sul mercato, in funzione della situazione territoriale, economica, culturale, geomorfologica, eccetera, eccetera, è difficilissimo scovare, trovare servizi a prezzi normali, a prezzi contenuti, l'amministrazione può chiedere la deroga. C'è da certificare che il territorio non consente che si possano reperire gli stessi servizi di Alghero In-House o di Secal, per esempio, a costi accettabili, abbordabili. Seconda deroga è quella che la spending review prevede per le società che gestiscono servizi pubblici locali. L'amministrazione dovrebbe cercare di fondere, secondo noi, queste due società e far svolgere a queste società servizio pubblico locale per lo più, servizi pubblici locali per lo più, e poi magari fare qualche altra attività collaterale. L'amministrazione purtroppo su questa partita è completamente paralizzata, è completamente ferma, non ha assolutamente iniziato ad affrontare il problema. Noi siamo convinti che avrebbe dovuto già da tempo istituire un tavolo tecnico con personalità e sensibilità tecnicamente appropriate e anche politicamente appropriate, al fine di definire un percorso per cercare di uscire da questa situazione che è drammatica. Considerato che siamo in sede di approvazione di finanziaria in regione, è indispensabile che il sindaco si chiami i nostri consiglieri regionali e gli chieda in modo determinato di proporre qualche emendamento che possa vedere anche la società In-House di Alghero e di Sorso, mettiamoci anche Sorso perché noi comunque siamo attenti alla territorialità, che preveda quindi la finanziaria regionale un emendamento a favore di queste società che hanno gli LSU che vanno a scadenza nel 2013. Noi abbiamo discusso del problema delle società partecipate in occasione di una mozione presentata in Consiglio Comunale proprio dal gruppo del PDL, mozione alla quale non abbiamo avuto nessun tipo di risposta da parte dell'amministrazione. L'amministrazione non batte nessun tipo di colpo, non dice cosa vuole fare, non dice se vuole sciogliere, non dice se vuole prorogare, non dice se vuole internalizzare, potrebbe anche pensare a un'internalizzazione, ma vive in questo stato di confusione perenne che non gli fa prendere nessuna decisione. Abbiamo una regione a statuto speciale, è vero che ci sono delle norme nazionali che complicano la materia, che distinguono i servizi tra servizi pubblici locali, servizi strumentali, ma è anche vero che noi abbiamo una regione assoluto speciale che attribuisce alla Sardegna delle prerogative che potremmo utilizzare. Qua servono dei finanziamenti ad hoc, un emendamento ad hoc sulla legge finanziaria in itinere per salvare la società In-House di Alghero e di Sorso, altrimenti questi lavoratori, stando così le cose, a dicembre si chiude baracca e burattini e si va a casa. Voglio ricordare che quando noi costituimmo queste società, ricordo nel 2007, la Secal, venimmo attaccati dalla loro opposizione perché
veniva considerato una sorta di carrozzone politico. Beh, oggi se leggete le cronache, la stragrande maggioranza, se non per non dire tutti, i comuni italiani vogliono scappare da Equitalia e avere una propria società di escursione in casa. Noi questa cosa la facciamo già nel 2007, fummo lungimiranti, venimmo criticati così perché dovevamo essere criticati, perché è una cosa che faceva l'amministrazione centrodestra. Non parliamo poi della Fondazione Metta. Era anche questo, era un carrozzone politico, oggi finalmente si stanno rendendo conto che questa è veramente una fondazione che può permettere all'amministrazione di lavorare e di fare veramente promozione turistica, altrimenti ci ritroviamo con le mani legate per il patto di stabilità. Vorrei sottolineare che il primo termine non è il 31 dicembre del 2013, ma il 30 giugno del 2013. Il 30 giugno bisogna vendere, se scade il termine del 30 giugno bisogna necessariamente scioglierle, quindi il termine è il 30 giugno, non il 31 dicembre, è il 30 giugno, entro il 30 giugno bisogna venderle.